abbiamo spanciato duro. Meno male che si fidano di noi. È giunto il momento di caricare il motore. Buongiorno a tutti! Buongiorno! Ieri abbiamo finito di caricare la macchina abbastanza tardi, abbiamo filmato più o meno perché poi era buio, però tanto scaricando vi faremo vedere bene. Allora, volendo ci sarebbe stato anche tutto nella nostra, però il problema era più il peso più che l'ingombro delle cose, perché spazio ne abbiamo ancora dietro, però siamo già a fine corsa con gli ammortizzatori dietro, quindi se era necessario l'avremmo fatto, tanto fine corsa per fine corsa poco cambia. Però visto che i miei genitori si sono offerti gentilmente di accompagnarci e salutarci prima della partenza, ne abbiamo approfittato e quindi loro sono dietro di noi. Avete visto prima che abbiamo caricato anche la loro macchina. Adesso ci manca un'oretta e 40 più o meno per arrivare al punto del varo, che abbiamo dovuto leggermente cambiare rispetto a quello preventivato di circa 20 km. Però non l'abbiamo mai visto di persona, perché siamo andati a fare il sopralluogo nell'altro posto. Questo qui l'abbiamo trovato ieri sera su Google Maps e niente, andiamo in esplorazione a vedere. Esatto. Cosa ci aspetta? E poi partiamo! Sì, l'obiettivo di oggi comunque è caricare tutto, fare tutto, anche perché ci dall'arrivo là alle 13:19 e fare il gomone, scaricare tutto, sistemare tutto sarà un lavoro incredibile. Cioè. Poi dormiamo lì, siamo proprio in Piemonte, ai confini con la Lombardia, penso. E buono. Bisogna solo partire. Sì, quando il gomone sarà in acqua, sarà tutto montato, ci vedrete anche le facce un po' più rilassate, però oggi giornata di fatica, come ieri, esatto. L'altro ieri e l'altro ieri ancora. Da 3 mesi a questa parte, se esatto. Non di più. Ciao! Ciao! Mancano 8 minuti all'arrivo, abbiamo già visto il Po, è gigante, sembra esserci tanta acqua, non ci saranno i cartelli, quindi dovremo fare attenzione, però tanta tanta roba. Speriamo di trovare un bel posto dove mettere giù il gommone. Allora si è visto un paesino di cui non so il nome. Il posto è veramente molto bello, non è molto agibile la messa in acqua del gommone, però dopo faremo un tour e vi faremo vedere tutto quanto come è strutturato. Carlo è triste di essere tornato in macchina, sì, ma dura poco, per poco. E adesso dobbiamo fare una strada sterrata, andare su una spiaggia e mettere in acqua il gommone, solo che abbiamo la macchina ipercarica, quindi speriamo uno di non toccare sotto e due di non insabbiarci. Anche perché volevamo svuotarla prima, però dobbiamo caricare quasi tutto dalla spiaggia per poi andare sul pontile. Cioè, abbiamo perso mio papà. Ok, il gommone lo metteremo in acqua qua. La discesa è bella morbida. C'è solo un ghiaione che dovrò fare un po' allegro, perché è super carica la macchina. Poi ci apriamo il gazebo, ci mettiamo all'ombra perché fa veramente caldissimo. Sennò qua si muore. Ma mi hai rubato il po'. Cosa poteva succedere appena arrivati sulla spiaggia? Ovviamente piantarci. Abbiamo spanciato duro. Ora proviamo a scaricare la macchina e vedere di alleggerirla un po' e poi tirarla, scavare e tirarla con la macchina di mio padre. Laggiù abbiamo già allestito il gazebo e c'è la macchina di mio padre al sicuro. Arriva tutta la sfura. Thank you.
lasciamo perdere tu. Bom. Ci proviamo ancora una volta. Ancora una volta, dice. Se riusciamo a provarci ancora una volta. Va bene così, va bene così? Va bene, va bene. Va bene, va bene. Ricordino? Vale, ce l'abbiamo fatta. Non è che ci tentiamo. Questa è più alta. Vabbè, che c'è? Quindi la nostra spanciato più per quello che siamo ambientati. Ah, spanciato proprio. Ok. Ok, era lì, giusto? Sei dritto. Dove se passi su, esattamente sulle tue strisce, peggio. Che bruciare! Sì, come si farà a spegnere la SR? Allora, media, navigatore, apps, emergenza. Vai, andiamo. Vai. Non ancora un po' in corso, ma andiamo. No, perché ti sei girato? Mi sono abortito. Dai, devo prendere più in corsa. Stavo già piantando. Occhio che gli lanci stessi addosso, però. Mi stavo già piantando, devo prendere più in corsa. Devo andare più veloci. Ok, meno male che si fidano di noi. 3. Ma il problema è che non riesco a prendere velocità perché. Dai, dritti subito proprio. Quindi là? Di qua dritto. Che è successo? Senti. Benzina, porca miseria! Acqua, adesso la agganciamo all'ancora, finire da non perdercela, la scala. Mi sa che non è che il caso. Tu guarda se non parte, se parte dimmelo. È giunto il momento di caricare il motore, dobbiamo andare fino laggiù. Contrastando la corrente? Tesa la corda! Tesa! Molto tesa! Ok, sì, sì. Stiamo contrastando? Sì, sì. Ok, ok, allora vai, tu recuperala, che non vada nel motore. Ok, un metro dall'ancora, ho la catena in mano. Ok, ancora tolta, ancora tolta. Oh, my God.
Ce l'abbiamo fatta a contrastare la corrente, adesso non ci resta che riuscire ad arrivare al pontile. Ma è incredibile quanto sia forte la corrente, perché stiamo andando contro corrente, guardate che scia, siamo praticamente fermi. Ma ci arveggiamo di punta di fianco agli altri o di fianco all'altra barca? È stato un pomeriggio iper impegnativo, ringraziamo i miei genitori perché ci hanno dato una grossa mano, sia sul supporto morale ma anche come idee, psicologico e fisico, e siamo riusciti a portare il gommone fino al pontile. Infatti ora siamo molto più tranquilli, è ormeggiato, non rimane che aprire poi la tenda, anzi finire di avvitarla, aprirla. Io sono tornato qui alla spiaggia, che sono buoni 2-3 km, a recuperare le cose che abbiamo lasciato qua. E poi si va in tenda, ho mangiato un panino camminando, però veramente è stata proprio faticosa come giornata, ma sono felice, siamo felici, siamo veramente tanto felici, il nostro sogno, il nostro viaggio inizia oggi. Secondo voi l'avventura poteva finire qua? No, adesso dobbiamo riuscire a uscire di qua perché c'è una pista sterrata mista di sabbia super morbida, ghiaia e un botto di altre cose malefiche, quindi confido tanto che ce la facciamo, però dai, proviamoci. Ghiaie che stanno un po' allegre, si va ovunque, anche col trazione anteriore, gli aria insegna. Qui già andava a trovare il pianino, questo è... Non avresti mai detto che in un fiume largo 700 metri ci sono 30 cm d'acqua in mezzo?